Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti all'ultima serata della 43esima edizione della Festa del Contadino. Il tempo anche quest'anno ci ha creato qualche piccolo problema, ma noi andiamo avanti per la nostra strada e resistiamo. Anche questa serata è molto vivace, ricca. Diamo inizio alla serata con il laboratorio teatrale L'Utempe di Navot. I genitori dei bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia di San Luca ci hanno proposto una bella esperienza svolta come manifestazione di fine anno scolastico nel mese di maggio a scuola. Con immenso piacere noi li ospitiamo. L'idea proposta ci ha entusiasmati da subito perché cade a pennello con lo spirito della Festa del Contadino. Vi presentiamo il laboratorio teatrale L'Utempe de Navot, percorso di riscoperta delle nostre radici, del tempo passato, del nostro territorio, del nostro dialetto, di attività e persone che hanno fatto la storia e la memoria del nostro presente. Io faccio solo dei ringraziamenti. Ringrazio i genitori di tutti i bambini per averci offerto la possibilità di ripetere questa bella esperienza didattica che valorizza tutto il territorio e ci rende partecipi di una realtà scolastica viva e attiva. Ringrazio il personale docente e non del plesso di San Luca. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a titolo gratuito, ma soprattutto ringrazio i bambini che sono la base della nostra società. Da loro possiamo imparare moltissimo. Quindi adesso li seguiamo con attenzione e io intanto vi presento e passo la parola alla maestra Antonella Di Pomponio, che ha seguito questo laboratorio teatrale, ha seguito i bambini nella loro preparazione. La ringrazio, le faccio i complimenti e poi ci sentiamo alla fine del piccolo spettacolo che loro ci propongono. Buonasera a tutti, sono la maestra Antonella Di Pomponio. Ringrazio vivamente la Proloco che ha voluto ospitare all'interno della Festa del Contadino questo laboratorio teatrale dialettale scolastico. All'insegna del gioco e del divertimento abbiamo fatto cultura. Ci siamo impegnate a ridare ai nostri bambini la possibilità di sperimentare frammenti di vita passata in modo che loro possano interiorizzarli. Esperienza didattica, come ha detto il presidente della Proloco, che valorizza tutto il territorio e che ci fa essere lusingati ed orgogliosi di appartenere a questa terra. Non c'è futuro senza la conoscenza delle nostre radici, come recita lo striscione della scenografia. Vi invito tutti a cantare insieme a noi per stare in allegria. Buona serata e buona visione a tutti. Thank you.
Ed ora tutti i bambini vi danno il benvenuto con il canto Abruzzme. Adesso vi presento il laboratorio teatrale dialettale L'Utempio de Navour. Come vedete, i bambini sono posizionati accanto alla scena allestita, in base al mestiere che vi presenteranno. La voce guida, narrante, la maestra Antonella Di Pomponio e i personaggi parleranno in dialetto, proprio per non dimenticare le nostre origini, la nostra provenienza. In sequenza vi presento personaggi e interpreti. Due bambine sono assenti in quanto siamo ad agosto, periodo di ferie, per cui molti già sono in vacanza. Diletta Iacovanelli interpretava la lavandaia e Camilla Iacovanelli interpretava Zappicetti. I presenti sono Lu Furnar, si piacit, interpretato da Lorenzo Rossi. Lu Scarpar, si Casimir, interpretato da Francesco Scalella. L'Umedic Mela Secca, interpretato da Cristian Spinelli. L'Upreit Don Lucian, interpretato da Gian Lorenzo Dalò. L'Usacrastani Gigi, interpretato da Santiago Rosato. La Lavandaia, interpretata da Miriam Antonini. L'Uneguziand Nandine, interpretato da Angelo Marino. L'Uramarz Angeline, interpretato da Luca Taddeo. L'Umaestri Cericoli, interpretato da Luca Natale.
Lufalignano, Mastro Umberti, interpretato da Andrea Giannico. La Barisht, Zappicetti, interpretata da Miriam Antonini. Durante le interpretazioni dei bambini saranno proiettate delle foto autentiche che ricordano i personaggi nominati, compreso le foto delle bambine assenti, Diletta e Camilla Iacovanelli. Di seguito i bambini canteranno un medley di canzoni dialettali abruzzesi. Infine vi saluteranno ballando la quadriglia abruzzese. Un applauso a questi bambini che hanno dimostrato una grande capacità di adattamento per le modifiche necessariamente apportate durante l'assenza delle due bambine. Le musiche e i canti sono accompagnati dal maestro Daniele Taddeo. A cui esprimo immensa gratitudine per averci accompagnato e sostenuto in questa bella esperienza educativa con la sua competenza, professionalità e grande disponibilità. Voglio anche ringraziare particolarmente e sentitamente la signora Teresa Di Nenno, che ha ricercato e fornito tutti i materiali per l'allestimento dei mestieri. E la signora Federica Faienza, che in via del tutto eccezionale ci ha fornito l'espositore a furgoncino. Ringrazio inoltre tutti coloro che hanno offerto le fotografie del tempo passato. E per concludere, a titolo mio personale, voglio esprimere i miei più sentiti ringraziamenti di riconoscenza a tutti i genitori e alla rappresentante della sezione B della Scuola dell'Infanzia di San Luca, Alessia Sorge, per la collaborazione, il sostegno, la disponibilità, l'ospitalità per le prove estive e per l'idea di voler far conoscere al territorio il nostro lavoro scolastico. Grazie a tutti di cuore. Ve volevo raccontare lo tempo passato, per non scordare da Domenem, per conservare la memoria storica della zona, delle persone, dello dialetto. Prima le cristiane si voleva più bene, si conosceva tutte qui, si aiutava e ci stava più rispetto. Stavamo abituati in un'altra maniera e ci stava certe fatiche, ma non ci sta più, perché è arrivato lo progresso. La vita era tranquilla, si faceva tanti sacrifici e tanta rinuncia. Una volta iniziava a cattare il pane al forno, ma ci stava piacito il pane a tira che li aveva portato per la casa. Uè, piacito, ma domani si è portato il pane alle mani tue? Sì, ma domani ci sta la grassa. Te lo puoi capire, tengo pure la pupa, il cavallo e le ciglia fine. Ci ha vendetto la grazia di Dio. Una volta non ci stava la grascia, la gente non si poteva cattare le scarpe nuove e allora le scarpe sfascite non si gettava la monnezza. Per raccongiarle si portava a se Casimiro lo scarpare. Se Casimiro che te fa? Sei tappa, tre volte una risorsa. Se cacchio d'uno non si sente buona, subito me ne è un medico che me la segue. O segui, dottore, se fate lo giro ma domani. Signor, giusto mosso, ho finito, ma sono sderrenato, ne mi attengo per lì. E come lo medico curava lo corpo della gente, a cui Don Luciano curava l'anima dello parrucchiano. Don Luciano, come si presenta questa giornata? Mi attivo la Madonna, San Vincenzo, Luca, la compagna, Gigi, si suonate le campane, si picciate le cannelle, cagliatice la me. Sì, stiamo. Iam, cagliatice la me. E tu a suonare l'orgo, mantite posto, padre,
Figlio, Spirito Santo, così sia. Camminando per la via, s'incontrava le femmine che avevano tappato l'acqua lo pozzo per le piene dentro la bagnarola. Comma, strusci più forte se l'inzula la struvolatore, ne sparagna lo sapone. Uè, chi se la via, chi se struvola e struvola, l'ombra data non se ne va, la benedica che forse che ti, comma. Ecco che si sente assuna una macchina. Scite fuori e passa Nandini con lo furgone. Buongiorno Nandini, te le sei fatto lo segno della croce, ma domani? Sì, sono venuto tre butti da San Pasquale, 10 turnute pirette e 20 chili da pasta a cagna. Grazie a Dio mi sono buscata la giornata. Magari passo un'altra volta, da porto pure di chili da baccalà. Una volta non ci stava il fornello a gas e le rubinette dentro le case. Si usava la cattura per cucinare e la conga di rame per pippia l'acqua al pozzo. Per accattare e per congiare gli strumenti, si vedeva San Giulino il ramare. San Giulino, di si stufa a battere il ramare? Figlia, se io se ne fatte, né si manca né si beve. Ecco che si vede all'uscita alla scuola lo maestro Ceregol. Era tanto rispettato, era un'autorità. Riverisco, signor maestro, che fa le cittele, ci vede alla scuola? Zitto, zitto, che c'è sette cose addosso, in bambera se le tabelline, proprio non ci vorrà dentro la goccia. Però l'educazione ce l'ho tutte qui, ce vuole la pacienza, ma basta che samba. Una volta le faceva la neve e se lo vente forte gelato sconucchia le porte della stalla, subito aveva chiamato il falegname per aggiustarlo. Ma strumbè, uè, non venga una volta ecco che non ti trovi che sappia le mie. Sembra affatiasti. E noi possiamo ripus e l'attimo è affatiato. Le volete sapere una volta che finì la giornata per tutte quante? La sera, alla pete, tutti si andavano dopo il lavoro del sappicetto, che era pure una puteca. Avanti, avanti, entrate alla puteca a me, venite a cattare lo zucchero, lo sale, i picciarini, a fare una partita a casa e un bicchiere di vino, che aiamo a fare un brinz. Dopo facciamo una cantata, una ballata, tutto unito. Prima Melissa.
Thank you.
sempre di lupette marie, marie. E quando è bella la femmina di lupette marie, marie. Mi pare una vascarella e chi lo latte, una chita tere, 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 una chita tere, tere, tere. Mi pare una vascarella e chi lo latte, una chita tere, 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 una chita tere, tere, tere. Pulesse fa una casa la marine, marie, marie. Pulesse fa una casa la marine, marie, marie. Che una finestrella lunga di no mare, una chita tere, 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 una chita tere, tere, tere. Che una finestrella lunga di no mare, una chita tere, 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 una chita tere, tere, tere. E quando ne fa una mamma veno via, marie, marie. E quando ne fa una mamma veno via, marie, marie. Arriva una sciallarata se ne viene. Complimenti. Come? Balliamo ancora, facciamo brutta figura. Ciao!
Siete bravissimi, complimenti, complimenti a questi bambini. Capite che hanno 5 anni, quindi è da apprezzare la buona volontà, le capacità, l'impegno che ci hanno messo per realizzare questo laboratorio. Siete contenti? Sì! Tu fai il maestro, vero? Sì! Sì! Come sei con i bambini? Bene! Sei bravo? No! Va bene, va bene. Ringraziamo ancora la maestra Antonella Di Pomponio, tutte le maestre della scuola dell'infanzia di San Luca, tutti i bambini che sono stati stupendi. Io voglio fare un piccolo omaggio a questa scuola. Invito il signor sindaco che è presente qui, dottor Giulio Borrelli. Ringrazio tutta l'amministrazione comunale, la giunta che è qui presente, il consigliere regionale Enzo Vincenzo Menna, chiedo scusa. Grazie signor sindaco della sua presenza, grazie per la collaborazione e quanto ci dà a noi come Proloco e a tutta la comunità. Allora, ringrazio la Proloco, ringrazio Marisa De Francesco, tutto il comitato direttivo, tutti quelli che portano avanti il lavoro ormai decennale, pluridecennale della Proloco, che si rinnova nella continuità, ma si rinnova tenendo vive le nostre tradizioni. Questa sera ne abbiamo avuto una prova con questi splendidi ragazzi. Naturalmente ringraziamo la scuola tutta, la Di Pomponio in primo grado, ma anche tutta la scuola dell'infanzia, e la scuola che contribuisce a tenere vive le nostre tradizioni con questi progetti educativi. È un fatto molto importante, perché ricordare il tempo di una volta, come eravamo, attraverso il racconto dei protagonisti, di quelli che ci hanno preceduto, che sono venuti prima di noi con i loro mestieri, con le loro arti, con le loro attività, gli artigiani, i professionisti, il medico, l'ingegnere, tutti quelli insomma che hanno contribuito e contribuiscono a far grande il nostro territorio. È un fatto importante che questo fatto si tramandi e viva adesso anche in questi ragazzi, nelle nuove generazioni. È un fatto molto importante che si inserisce tra l'altro nel progetto della Proloco di tenere vivo il dialetto, il nostro dialetto, nelle tradizioni e nella cultura del nostro paese. Quindi non c'è che da rallegrarsi, da fare i complimenti. D'altra parte questo pubblico, che è fatto anche in gran parte naturalmente da genitori, da familiari, di conoscenze, dimostra anche il successo di questa iniziativa. Questa era una serata che, come sappiamo, si sarebbe dovuta svolgere sabato sera, a causa pioggia è stata rinviata ad oggi, ma anche un giorno lavorativo, diciamo, questa platea, queste persone, questi nostri amici e concittadini così numerosi che fanno da corona a questi splendidi ragazzi, sono una prova che l'iniziativa è riuscita e che la Proloco viene da lontano e ha ancora lunga vita. Grazie Marisa, grazie a tutti voi, buona serata, buona cena, e continuiamo a divertirci tutti insieme. Viva Tessa, viva gli atessani, grandi e piccini. Grazie signor sindaco. E adesso, se vuole, da questo piccolo Antonella, signora Antonella, prego. Questo è un piccolo omaggio. Allora, questo è agli alunni e alle maestre della scuola dell'infanzia San Luca, con infinita riconoscenza per l'impegno, la disponibilità e la passione dimostrate per le tradizioni e per l'attaccamento al territorio. La festa del contadino, la firma del sindaco e del presidente della Proloco. Grazie, complimenti, buon lavoro. Grazie, adesso ci divertiremo e balleremo con il gruppo Lisce Dintorni. Grazie, sono amici che ci seguono e ci accompagnano da tanti anni. Grazie al vostro sostegno, al vostro lavoro. Ci sarà poi un altro momento in